Ciao a tutti, oggi nuovo video per farvi vedere la nuova macchina che ha Simone nel sito e si chiama Pavo Childress. Anche questa è una laminatrice e come la Mink, ve la ricordate il video che avevo fatto tempo fa quando venne fuori per la prima volta questo tipo di macchina? Bene, questa è uguale e costa molto meno della Mink e fa questo tipo di scrittura. Per fare questo dobbiamo usare un materiale che si chiama foil ed è questo. Trovate anche questo nel sito di Simone. Premetto, per fare questa scrittura dobbiamo usare una stampante al laser, oppure prendiamo già materiale preconfezionato che ha Simone, oppure usiamo questa penna. Questa penna però dovete scrivere a mano, mentre nell'altro potete fare a computer e poi stampate con una laser. Poi ci serve questo tipo di materiale e si chiama transfer folder che ci serve per trasferire il foil nella scritta. Sono dei fogli di acetato grandi, ce ne sono due che sono un A3 e quello più piccolo dovrebbe essere un A5, però dalla 3 la scritta. Ora vi faccio vedere, vedete questi biglietti, vi faccio vedere come mettere il foil sopra le scritte. Vedete? Queste le ho realizzate io con un programma di grafica e poi stampato con la stampante laser. Anche questo. Bene, ora io voglio fare questa card, la voglio fare di due colori, la scritta rossa e le righe verdi. Faccio vedere. Vedete rosso e verde. Mi raccomando, per non sprecare tanto materiale, io taglio pezzetto per pezzetto e le metto sulle scritte, ma c'è anche chi mette un foglio intero per non stare tanto a impazzire, però io di solito faccio in questo modo qui. Voi potete anche scegliere di mettere tutto il pezzo intero. Ora vi faccio vedere come è fatta la macchina. Questo è sopra dove abbiamo diverse temperature in questa parte e voltiamo la macchina. Qui troviamo il bottone di accensione, vedete? Poi dall'altra parte abbiamo il bottone per cambiare direzione del foglio, cioè si può mandare verso da sopra verso basso e da basso verso sopra. Poi vedrete quando farò il lavoro. Si mette o si entra dal di qui, esci dal di qua o qui ed esce sopra. Bene, ora fatto questo, dobbiamo accendere la macchina per prima cosa perché si deve scaldare e metto la spia rossa sul 100 e dobbiamo aspettare che la spia diventi verde e la macchina sarà pronta, ci avviserà con un beep. Intanto che la macchina si scalda, mettiamo il foil sopra le nostre scritte. Sposto un attimo la macchina e mi prendo i miei colori che io ho deciso di fare
come ho detto, rosso le scritte e verdi le righe. Quindi taglio pezzettino per pezzettino, perché io preferisco così, in quanto ne uso molto meno. Fatto. Ora che abbiamo posizionato tutto il foil che abbiamo deciso per le nostre immagini, prendo la macchina che è diventata già verde, e il che vuol dire che è pronta per essere usata. Cambio direzione e metto davanti, che va sul dietro. Ora la macchina parte. Ecco qua. Ecco qui. Ora, per sicurezza, vi voglio fare vedere che cambio ancora direzione e da sopra lo faccio andare sotto. Ecco che parte. Ecco qua che abbiamo scritto con il foil. Ora togliamo tutta la pellicola e vediamo com'è venuto. Mi raccomando, non buttate via, come ho detto, i pezzi, perché questi ci possono servire per altri lavori. Vedete, dove non è stato usato è riutilizzabile. Ecco qua la nostra card finita. Ha un effetto bellissimo. Ora pieghiamo la cartolina, il biglietto, scusate, a metà. Ed ecco qua il nostro biglietto. Ora non vi sto a far vedere questo perché tanto l'ho già fatto prima. È stata la mia prova. Però ora vi voglio far vedere un'altra tecnica, cioè per chi non ha sempre la stampante laser, potete usare questa penna. Ora io prenderò una carta, un cartoncino, scusate, di 200 grammi e scriverò, ma potete fare anche altri disegni, quello che volete. Io scrivo il mio nome. Mi raccomando, scritto bene in nero, perché altrimenti dove sarà più chiaro il foil non prende. Ora prendo il foil che ho usato per l'altro lavoro, quello che è riutilizzabile, e cerco di tagliarmi i pezzetti e metterlo sopra al mio nome. Mi verrà di due o tre colori perché uso poi i pezzi che avevo rimasto. Prendo la macchina. Guardo la direzione. Passo nell'illuminatrice. Ora vediamo com'è venuto.
Ecco qua, perfetto, vedete? Quindi se non avete una stampante al laser e non volete prendere i preconfezionati già dal sito di Simone, potete usare benissimo la penna. Io spero di essere stata chiara e questo video vi sia stato di aiuto. Tutto il materiale che ho usato l'ho preso da www.creativamenteplotter.it. Andate a vedere, poi vi metterò il link sotto nel box e mettete mi piace o non mi piace o commentate e iscrivetevi al mio canale. Per ora è tutto, io spero di fare un altro video su questa macchina e ciao!